Tutto detto grazie. No, 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 anche a lei facciamo omaggio di libri naturalmente, però io sto sbagliando tutto, anche l'omaggio floreale alla signora Alessandra, è doloroso. Allora signora Sebastiana, venga un attimo qua, abbia pazienza. Ecco, oh, così la vedete tutti. Devo ringraziare mia figlia che è riuscita a farmi superare una fase di depressione molto forte. C'erano dei motivi validi, però io ho attinto alla mia fede che mi ha dato tanta forza, e poi anche queste distrazioni che mi hanno creato degli interessi diversi e mi hanno incuriosito. Pensavo di non farcela, invece mia figlia ha insistito giorno dopo giorno, e oggi con questo blog io comunico. Io diciamo mi sentivo sola perché i miei figli sono sposati, hanno la loro famiglia, anche se si interessano della mamma, ma molte ore le trascorrono sola. E allora, sedendomi al computer, io trovo tantissime persone, bambini vani ai 65-75 anni. Ci sono i nonni, ci sono i piccoli, i nipoti, e mi hanno adottato una nonna piana, di 9 anni, mi ha detto, sai, dice, io ti voglio far sapere che ho vinto una gara atletica e devo andare anche a Fiuggi per la premiazione. E questo di buon mattino mi ha intenerito. Ho detto, guarda, sono stata ricordata da una che non mi conosce. Eppure mi chiedono tanti consigli. Io sono la nonna e tantissimi giovani di ogni età, anche 56 anni, mi chiamano e mi chiedono come sto, quindi io mi sento amata, ricordata, e sono grata al Signore.